è stata affidata al CEIS, gruppo giovani e comunità, vincitore della gara pubblica bandita dalla provincia, la gestione del cantiere giovani. Dopo un lungo periodo di incertezza, seguita alla ristrutturazione dell'amministrazione provinciale, una buona notizia visto che la gestione è stata affidata fino a luglio del 2017. Convenzione di 15 mesi resa possibile grazie al sostegno economico delle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte per 90.000 euro, a cui si è unito il contributo della provincia che sosterrà le spese di pulizia e utenze per 40.000 euro. La struttura di Via del Brennero, già frequentata ogni giorno da centinaia di ragazzi, nelle intenzioni dovrà vivere una nuova fase di rilancio. E così l'affidamento al CEIS, che impiega 5 operatori, prevede la gestione degli spazi del cantiere e del CESDOP, nonché quelli del Centro di Documentazione Interculturale Ivan Ilic, oltre a una lunga serie di progetti che vedranno coinvolti direttamente i giovani, dalla realizzazione di un video promozionale del cantiere alla sistemazione degli spazi esterni, passando per rassegne dedicate ai bambini e alla musica. Il progetto è stato scritto pensando alla pluralità, alla condivisione e alla partecipazione dei giovani e il coinvolgimento più possibile anche degli enti territoriali, pubblici e privati. Teniamo soprattutto attraverso questi progetti alla crescita individuale e collettiva. Primo evento questo venerdì alle 18, l'incontro con Simonetta Simonetti, che presenterà il suo libro Emma e i suoi figli.